L'aria vibrava di attesa. Le persone si radunavano, i volti pieni di speranza e curiosità. C'era un senso di comunità, un legame invisibile che univa tutti i presenti. Il sole si alzava sopra le colline, tingendo di una calda luce l'antico borgo di Valle Cupola. I primi raggi del mattino accarezzavano le pietre secolari, risvegliando il villaggio con una promessa di nuovi inizi. Non era una mattina qualunque, era un giorno di festa, un giorno di pellegrinaggio. Le strade si riempivano di colori e suoni, mentre i preparativi per la celebrazione prendevano vita. Ogni angolo del paese vibrava di energia e aspettativa. Oggi sarebbe stato inaugurato il Cammino della Madonna di Pagaret, un evento atteso da tempo che avrebbe segnato l'inizio di un nuovo capitolo per la comunità. Il sentiero, un nastro sinuoso nel cuore della Valle del Salto e del Turano, chiamava a sé, serpeggiava attraverso paesaggi mozzafiato, offrendo scorci di natura incontaminata e panorami spettacolari. Prometteva non solo un viaggio fisico, ma anche spirituale. Ogni passo sul sentiero era un invito alla riflessione, un'opportunità per ritrovare se stessi e connettersi con qualcosa di più grande. Un viaggio per connettersi con il divino, con la natura e con la ricca storia della regione. Ogni pietra, ogni albero raccontava una storia e ogni pellegrino diventava parte di quel racconto millenario. Immerso tra dolci colline e una vegetazione lussureggiante, Valle Cupola è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Le sue strade acciottolate e le antiche case in pietra sussurrano storie di generazioni passate. Una profonda sensazione di pace permea l'aria, una tranquillità che si insinua nell'anima. Nel cuore di questo pittoresco borgo sorge la chiesa della Madonna della Neve, la cui semplice facciata è una testimonianza di fede duratura. Qui, tra i sussurri delle preghiere e il profumo di incenso, sarebbe iniziato il cammino. La camminata inaugurale è iniziata con un senso di scopo condiviso. Residenti e visitatori, con i volti illuminati dall'entusiasmo, si sono riuniti per intraprendere questo pellegrinaggio. Ogni passo lungo il sentiero era un passo più vicino a qualcosa di profondo. Il percorso si snodava tra uliveti secolari, i cui rami nodosi si protendevano verso il cielo. Fiori selvatici punteggiavano il paesaggio, i loro colori vivaci, una celebrazione della vita. Ad ogni curva si svelava la bellezza della Valle del Salto e del Turano. Il Cammino della Madonna di Pagaret è molto più di un semplice sentiero panoramico. È un percorso di pellegrinaggio, intriso di storia e spiritualità. Per secoli i pellegrini hanno percorso questi sentieri. I loro passi echeggiano la devozione di coloro che li hanno preceduti. Ogni pietra, ogni curva della strada sussurra di fede e resilienza. Storie di miracoli e benedizioni, tramandate di generazione in generazione, aleggiano nell'aria. Il cammino è una testimonianza vivente della forza duratura della fede. Sezione 5. Custodi della tradizione. L'idea del Cammino della Madonna di Pagaret è nata da due donne straordinarie, Rosella Bianchi e Maria Grazia Di Mario. Spinte dall'amore per la loro eredità e la loro comunità, sono diventate la forza trainante di questo ambizioso progetto. La loro dedizione è una testimonianza del potere della passione e della perseveranza. Con impegno incrollabile, hanno superato le sfide e raccolto sostegno, trasformando il loro sogno in realtà. Sezione 6. Lo spirito di collaborazione. La creazione del cammino è stata una vera e propria impresa comunitaria. Il comune di Rocca Sinibalda, riconoscendo il significato culturale e spirituale del progetto, ha prestato il suo sostegno incondizionato. Anche l'Università di Valle Cupola, faro di conoscenza e conservazione, si è unita all'iniziativa. Questa collaborazione tra enti locali, istituzioni e residenti
è una testimonianza del potere unificante di uno scopo condiviso. È un fulgido esempio di come, quando le persone si uniscono, si possano realizzare cose straordinarie. Sezione 7. Un arazzo di fede e natura. Il cammino della Madonna di Pagare è una testimonianza dell'interconnessione tra fede e natura. Questo percorso non è solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio dell'anima, un pellegrinaggio che unisce il corpo e lo spirito in un'unica esperienza armoniosa. Il sentiero si snoda attraverso un paesaggio di una bellezza mozzafiato ed evocativo dal punto di vista spirituale. Ogni curva del sentiero rivela nuove meraviglie naturali, invitando i pellegrini a fermarsi e riflettere sulla magnificenza della creazione. La serenità del mondo naturale completa il viaggio spirituale, invitando alla contemplazione e alla riflessione. Ogni passo lungo il sentiero è un'opportunità per connettersi con la natura e con il divino, trovando pace e tranquillità. Il dolce fruscio delle foglie, il cinguettio degli uccelli e il suono dell'acqua che scorre creano una sinfonia naturale che accompagna i pellegrini nel loro cammino. Il dolce profumo dei fiori selvatici diventano inni di lode, serenate al divino. Ogni fiore, ogni albero, ogni creatura vivente lungo il sentiero sembra partecipare a questo canto di gratitudine e devozione. Il sentiero è un santuario dove l'anima può trovare conforto e rinnovamento. In questo luogo sacro, i pellegrini possono lasciare alle spalle le preoccupazioni del mondo e immergersi in un'esperienza di profonda spiritualità e connessione con la natura. L'inaugurazione del Cammino della Madonna di Pagaret è solo l'inizio. Sono già in corso progetti per estendere il percorso, collegandolo ad altri importanti santuari mariani della regione. L'obiettivo è creare una rete di cammini interconnessi, un itinerario di pellegrinaggio che attraversi il paesaggio italiano. Questo ambizioso progetto ha il potenziale non solo di approfondire l'esperienza spirituale dei pellegrini, ma anche di incentivare il turismo e promuovere la crescita economica della regione. È una testimonianza del potere trasformativo della visione e della collaborazione. La vera bellezza del Cammino della Madonna di Pagaret risiede nella sua capacità di unire le persone. Persone di ogni ceto sociale, di diversa estrazione e credo, unite da un comune desiderio di connessione e di significato. Il cammino diventa uno spazio di esperienze condivise, di risate e riflessioni, di nuove amicizie e di consolidamento di quelle vecchie. È un promemoria del fatto che, nonostante le nostre differenze, siamo tutti collegati, percorrendo lo stesso cammino verso una destinazione comune. L'inaugurazione del Cammino della Madonna di Pagaret è un faro di speranza, una testimonianza del potere della fede, della comunità e dello spirito umano. Ci ricorda che anche in un mondo spesso consumato dall'oscurità, c'è sempre luce da trovare. La storia del cammino è di ispirazione per tutti noi. Ci spinge ad abbracciare i nostri viaggi, a cercare la bellezza in luoghi inaspettati e a non sottovalutare mai il potere di un singolo passo. Mentre il sole iniziava la sua lenta discesa, il cielo si tingeva di sfumature dorate e arancioni, proiettando lunghe ombre sulla valle, creando un'atmosfera magica e quasi surreale. La camminata inaugurale volgeva al termine. I partecipanti, stanchi ma soddisfatti, si avvicinavano alla fine del percorso. Nell'aria si respirava un senso di realizzazione, un sentimento di trionfo e di gioia condivisa, una sensazione condivisa di aver preso parte a qualcosa di veramente speciale. Le risate e i sorrisi erano contagiosi. Il Cammino della Madonna di Pagaret si ergeva a testimonianza della forza duratura della fede, un percorso sacro che molti avevano intrapreso con devozione, un faro di speranza per chi cerca conforto e connessione. La chiesa in lontananza brillava come un simbolo di speranza e redenzione, e mentre gli ultimi camminatori tornavano al villaggio, il crepuscolo avvolgeva il paesaggio
in un abbraccio tranquillo. Portavano con sé non solo ricordi, ma anche riflessioni profonde sul viaggio appena concluso, ma un rinnovato senso di scopo, una nuova determinazione a perseguire i propri obiettivi, un promemoria del fatto che ogni viaggio, per quanto difficile, è una prova della nostra resilienza e forza interiore, può condurci verso la luce. Ogni passo, ogni